Ed è così che riparte la nostra sala giochi, il nostro let's play, diciamo, let's play in versione multiplayer.it, riparte con Starbound quest'oggi. Molti avranno già storto il naso perché ovviamente arriviamo tardissimo, perché a noi ci piace così, ci piace arrivare per ultimi su tutto, quindi arriviamo con grandissimo ritardo a parlare del gioco, ma non solo, perché non ci basta arrivare per ultimi in ritardo, ma non è che siamo qui a farvi un let's play, non è che sto qui per farvi una bella partita magari dopo 80 ore di gioco, dopo che ho già massimizzato tutto il personaggio, eccetera, eccetera. No, partendo dall'inizio, quindi non solo lo vedete in ritardo, ma anche dall'inizio del gioco. Perché? Perché presto è detto, insomma, stiamo recuperando un po' di titoli vecchi che magari non meritano una diretta a sé stante, ma è più carino giocarlo così. E considerate questo come un po' andare incontro a chi magari ancora non ha avuto l'occasione di vederlo, provarlo, giocarlo. Magari ha letto la nostra recensione, magari non vuole vedere let's play troppo avanzati, o insomma long play, o quello che saranno troppo avanzati di partite molto avanti o multiplayer. Qui veramente ci sediamo, iniziamo il gioco, stiamo insieme una mezz'oretta per vedere un pochettino quello che c'ha da raccontarci questo Starbound. Giusto qualche nota così informativa mentre stiamo giocando. Il titolo in realtà può essere giocato anche in full screen senza alcun problema. Noi lo stiamo giocando qui a 1080p in schermo ridotto, cioè anzi a schermo massimizzato ma non in full screen, per motivi tecnici che non sto qui a spiegarvi perché neanche me ne frega molto. E il gioco è disponibile naturalmente su Steam, versione Mac PC insieme tramite Steam Play a 14€, come vedete lo potete comprare. In verità non è una finale, è ancora una beta. Il gioco ha seguito un po' quello stile di mezzo crowdfunding, mezzo early access, mezzo pagami qualche soldo in modo da poterlo giocare subito. Quindi in verità è disponibile in formato alpha già da più di qualche mese. E appunto la beta è uscita a inizio dicembre, già ha fatto 1 milione di copie vendute. Arriverà più in avanti anche sulle piattaforme Sony, da quanto si vocifera, PlayStation Vita, PlayStation 4 e così via. Per ora appunto troviamo solo su PC e su Mac. Il titolo, insomma, segue un po' sulla falsariga quello che sono stati, insomma, che è stata la rivoluzione di Minecraft, quindi mondi generati in modo totale, globale, procedurale, che vengono poi accompagnati dalla possibilità appunto di interagirci e giocare praticamente all'infinito. Però prima che continuo a rompervi le palle a chiacchierare, vi voglio far vedere che non solo appunto sta a 14€ come vi ho appena fatto vedere, ma la cosa abbastanza interessante è andare a dare un'occhiata a quanto è giocato. È abbastanza impressionante perché, come vedete, il titolo attualmente è piazzato sesto, tre, se, settimo, scusate, settimo sulla classifica dei più giocati di Steam. Tra i 22.000 in questo momento ha raggiunto come picco oggi 40.000 giocatori contemporanei, ma solitamente si piazza sempre fra i primi tre insieme a Dota e a Team Fortress. Adesso perché in America è ancora notte, quindi probabilmente il grosso del pubblico non lo sta giocando. Poi chiacchierò andando avanti, però insomma siamo qui, iniziamo, quindi vi faccio vedere la creazione ex novo. Ci sono le sei solite specie tra cui poter scegliere, partendo dagli umani per arrivare a tutte specie inventate. In verità non c'è una grande differenza se non di tipo estetico, anche piuttosto simpatica perché, come vedete, in base anche al tipo di razza cambia anche il simbolino del maschio o della femmina. In questo caso vedete, è carina la spina maschio e la spina femmina. Adesso ci facciamo un glitch donna, e poi ovviamente come capita sempre in questi casi è possibile modificare svariati aspetti estetici. Noi andiamo a randomizzare così e far vedere un pochettino di modifiche che ci sono e ce ne prendiamo, ecco, questa qui che ci piace. Modificare naturalmente il livello di nome, anche qua randomizzato o meno. E la cosa particolare è che proprio di recente uno degli ultimissimi aggiornamenti sono state implementate più modalità di gioco, possiamo dire. Quella normale, quella pensata dall'inizio, che quando si crepa si perdono soltanto i pixel, che è tipo la moneta del gioco. C'è la modalità hardcore, che invece ricalca quella in stile Minecraft, quindi oltre ai pixel si perdono anche tutti gli oggetti che si hanno indosso, quindi bisogna ritornare a recuperarli tutti. E c'è persino qui, un po' più invece possiamo dire che prende da Don't Starve, l'altro gioco che vi ha fatto vedere in stile come questo Matteo, si perde tutto praticamente, cioè si perde la partita, possiamo dire, nel momento in cui si crepa, bisogna creare un nuovo personaggio. Il gioco può essere giocato in single player o in cooperative, cambia sempre, scusate, in cooperative, in multiplayer, cambia il fatto che c'è l'interazione con gli altri giocatori, qui è una scelta facoltativa che si può fare. E parte così, bam, si entra dentro, tra l'altro mi sa che ho spinto anche su quello sbagliato, quindi questo perché ci piace la diretta, ripartiamo, perché questo era il secondo personaggino, quindi scegliamo, eccolo qui. Avevo cliccato su quello sbagliato, questo è quello nuovo, si parte con il classico tutorial. Un tutorial che in verità vi aiuta semplicemente a muovervi, a iniziare a fare le prime costruzioni e così via, nulla di particolarmente diverso. Il gioco si comanda con i classici WASD, insomma con il WASD, WASD per muoversi, si salta con lo spazio e in più se volete avete queste interazioni rapide con ovviamente una serie di pulsantini se volete iniziare a vedere, consultare al volo.
l'inventario piuttosto che il libro delle quest e così via. Il gioco per il resto poi diventa, è abbastanza basilare, quindi eccolo qui, intanto invece vendiamo le cose appena si inizia, praticamente si prendono le cose dalla cassaforte, già abbiamo fatto il primo tutorial, possiamo dire. Il secondo ci dice appunto di iniziare a fare il crafting, perché il grosso del gioco, come vi dicevo prima, è la questione del crafting, senza A, senza Ma, senza null'altro. Quindi si vanno in giro a raccogliere risorse, queste risorse ci permettono appunto di craftare, come vedete, di base si possono craftare una serie di cose abbastanza stupide. Poi, cominciando a costruire, per esempio in questo caso il wooden craft, il tavolo per, insomma, per craftare di legno, si sbloccano dei nuovi progetti di crafting e così via, come insomma capita anche con Minecraft o Terraria. Quindi raccogliere risorse, ce ne esistono decine e decine, esplorando questi mondi creati in modo procedurale, dove ovviamente becchiamo pure i nemici in giro, e man mano che si va avanti si sbloccano queste micro missioni, praticamente, che fungono un po' da tutorial per esplorare tutto quello che è il gioco. Noi infatti siamo su una navetta spaziale, attualmente senza benzina, come potete vedere, e possiamo andare in giro per l'intero universo. Praticamente noi non solo possiamo esplorare appunto i pianeti del singolo dell'universo, scusate, del sistema su cui siamo, ma possiamo anche andare in giro a navigare all'infinito senza alcun tipo di problema, come vedete, lavorando su, guardate che roba, lavorando su tutti i pianeti, su tutti i sistemi stellari, sulla galassia e così via, e decidere di andare lì per atterrare. Questo perché? Perché ovviamente questo ci permette di avere accesso a come dire, livelli di differente difficoltà. In questo caso, vedete, vabbè, questo è di livello 1. In pratica, aumentando il livello di difficoltà del pianeta, naturalmente cambiano il tipo di risorse a cui si ha accesso, ma naturalmente è anche più complesso arrivarci, fondamentalmente. Dopodiché, sulla destra è il classico menu, appunto, per vedere l'inventario. Si può lavorare su, appunto, le quest che si stanno facendo. C'è una guida per aiutarvi a giocare con il gioco all'inizio. E poi, una volta che si è deciso cosa fare, in questo caso, ci teletrasportiamo sul pianeta. Tutto col pulsante si fanno le interazioni. E ci arriviamo al pianeta. Ci arriviamo. E arriviamo al pianeta. In questo caso, all'inizio dobbiamo semplicemente craftare questo pianeta, scusate, questo tavolo di legno iniziale che ci permette di fare un crafting iniziale. E praticamente, a parte, ecco, quei mostriciattolini che vedete, tra l'altro, come riporta la guida, anche l'uccello più carino in verità è un nemico, perché il gioco, cioè, tutti quanti ci provano a far fuori. In alto a sinistra vedete l'indicatore dell'energia che abbiamo, praticamente. Dacci sto uccellino del cazzo. Mica muore. Dicevo, maledetto. E in alto a sinistra abbiamo un indicatore, appunto, come dicevo, ortanguerieri, oh, bastardo. E va, è crepato. Dicevo, abbiamo l'indicatore praticamente dello stato, e ogni tanto dovremo anche mangiare, perché il personaggio potrebbe morire di fame, oltre che ovviamente ha bisogno di aria, quindi se si va sott'acqua, anche se si è dei robottini bisogna tenerne conto. Come se questo non bastasse, bisogna anche mangiare ogni tanto, altrimenti si crepa di fame. Mangiando non è che si recupera l'energia, semplicemente non si muore di fame. Per recuperare l'energia c'è bisogno dei bendaggi, oppure di dormire, andando avanti cambia ovviamente quello che si può fare e così via. All'inizio abbiamo solo questa specie di manipolatore di materia che ci permette fondamentalmente di lavorare su tutto per ridurlo ai minimi termini, per ridurlo, diciamo, alla componentistica di base. In realtà, andando avanti, poi potremmo cominciare a mettere le mani su oggetti specifici, tipo il piccone che ci permette, no, il piccone, l'ascia, che cazzo si chiama, per buttare giù gli alberi con 3 colpi invece di stare un'ora e mezza a fare questa cosa. Il piccone per le rocce, per accelerare semplicemente il tempo di raccolta degli oggetti, ecco, possiamo dire. Mi viene voglia sempre di parlare perché mi sembra un po' idiota semplicemente a giocare. Però capisco che rompo anche un po' le palle. Quindi andiamo avanti a fare così, mongoloidi. Arriviamo a sto ciccione qua. Dai, aiuto, ho spinto il cazzo di pizzate. Ah! Che coglione, cazzarola. Adesso, per esempio, potrei subito morire in un attimo. E fortuna che quegli idioti che mi inseguivano sono caduti di sotto. Come avete visto, ovviamente sotto ci sono le profondità del pianeta. E naturalmente. Ortacci sua che testata. E naturalmente noi possiamo andare a esplorare. Solo man mano che si scende giù non si vede perché manca la luce. Quindi bisogna stare attenti naturalmente a tener conto di questa cosa. Smetti di venire come se nulla fosse mentre mangi? Che sto intrattenendo tutti i nostri ospiti a vedere io che gioco al gioco. Della vita. Sì, il gioco è anche figo. Peccato che stia facendo le prime 2 ore di gioco e naturalmente la gente conosce probabilmente a memoria. Bella animazione quando salta il vestito. Oh, quanto sei spiritoso. Anche i nemici quando saltano, guarda, si ricordano un po' te, mi ricordano. Guarda lui intanto che è fermo lì. Guarda, guarda. No, Sembra è il gioco è fighissimo. il Sembra. tuo gatto. Peccato che non ha il gatto blu. Questo è quello particolare. Cookiedetti dice, ecco, sto qui che raccolgo come un Mongols. Adesso mi arriveranno a tirare 2000 testate, io già lo so. Poi hanno questi salti che camminano, li mortacci loro.
Fortuna che non mi ha fatto niente, oh. Mi sono saltato in testa. Oh! Tacci sua! Adesso per esempio, siccome sarei per crepare, a parte sono crepato per forza perché non ho neanche i bendaggi, però diciamo che uno, se sapesse giocare un minimo bene, adesso si deve preoccupare già di tirare su dei bendaggi. Per esempio, io già so che per fare i bendaggi servono queste radicette qua. Ma quanti cazzo sono là sotto? Servono queste radicette che vedete qui sotto per fare i bendaggi. Praticamente, queste radici permettono di avere accesso a, ovviamente, alle radici curative con cui si possono fare i bendaggi. Questo è veramente decerebrato proprio il tipo, c'ha ragione insieme al mio gatto. Il problema è che, vedete, fanno questi salti quando uno meno se l'aspetta. Vuol dire una mazzata, mortanguerieri. Guarda, è decelebrato, guarda. Si spara naturalmente col sinistro e col destro, come avete visto, praticamente c'è quella... quelli cosa lassù, questa barra delle attività rapide, comandi rapidi che va da 1 a 0, che si usano ovviamente i tasti numerici. E poi con left e right, se volete appunto quelli di uso più al volo, chiamiamoli, va. E adesso ho fatto quella cazzata, quella di tutti i tempi. Mamma mia, ho fatto il colpo della vita, eh. Possibile li ho ammazzati entrambi? Potrei averli ammazzati entrambi. Comunque ho raccolto, ho visto un po' di carne. Avete visto? Forse si è passato a parlare col primo che capita. Avete visto un po' di pulsante, un po' di carne cruda. Quella ci servirà perché poi la cuciniamo in modo da poter mangiare. Adesso già che ci sono cerco di recuperare un po' di energia con i bendaggi. Adesso vedete, eh. Troppo, come vedete, ci vuole una vita all'inizio, perché naturalmente è fatto appunto in modo da avere una progressione di un certo tipo. Ecco, abbiamo preso un po' di fibre. Adesso raccolgo l'ultimo alberello. E poi vedrete che ovviamente l'ideale è non mettersi a costruire. A parte c'è anche il ciclo giorno-notte, che naturalmente se non avete luci la notte non vedete nulla. Ma come se questo non bastasse, ovviamente il crafting conviene sempre farlo sulla vostra nave, semplicemente perché è più comodo. Io già lo so che quello mi arriverà a massacrare l'anima, eh. Già me lo sento pronto. Già mi sento pronto di questo. Porca donna che ansia. Porca! Mamma mia, che culo! Che ansia. Ok, ci siamo. Adesso ce ne ritorniamo sopra la nostra navicella. Questo lo potete fare in qualsiasi momento, naturalmente. Adesso, come vedete, ci mettiamo a fare un po' di crafting. Allora, iniziamo con i bendaggi, visto che ne posso fare parecchi. Avete visto, ne servono 4 per fare un bendaggio. Io ce n'ho abbastanza, quindi... facciamo tutto quello che riusciamo a fare. Ecco qui. Dopodiché, per fare quello che ci ha chiesto, che è sto tavolaccio di legno, servono 35 wood planks. Il wood planks serve un legno per farne 3, praticamente. Quindi in questo caso ne facciamo 13, perché io sono un grande matematico, si vede. Tac, e così ci siamo fatti i nostri 35 pezzi di legno. A questo punto possiamo fare il tavolaccio. Tac. Ecco qua. Ci siamo fatti un tavolo. Tra l'altro non so perché ne abbiamo fatti 2, però va bene così. E a questo punto ci facciamo anche l'arco da caccia. Che l'arco da caccia serve per tendenzialmente per fare, perché quando ammazzi gli animali con l'arco da caccia ti dà sempre ti dovrebbe dare quasi sempre la carne. Ecco, infatti adesso questo qua dobbiamo uccidere qualche mostro, prendere la carne e cucinarla su un campfire, sul fuoco da campo, per fare la carne cucinata, praticamente, perché cruda non la possiamo mangiare. Tra l'altro è figo, c'è anche tutta la parte che potete coltivare facendo quello apposta per coltivare. Facendo quello apposta per coltivare, che cazzo vuol dire? Facendo il terreno, per intenderci. Andiamo avanti, intanto leviamo la roba da qua sopra che è già fracassato. Ecco, per esempio, in questo caso me lo tengo il bendaggio perché mi può far comodo tenerlo a portata di mano, diciamo. Ci mettiamo anche la torcetta, che poi sempre fa comodo anche lei. Ci leviamo un altro po' di legno non rifinito, che ne abbiamo una tonnellata, ma non ci facciamo nulla. Ridaglio questo sapling di un altro tipo. Ecco qua, come vedete ci sono altri zaini, si possono montare praticamente. C'è anche un minimo di personalizzazione del personaggio principale, perché posso mettere uno zaino sul posteriore per aumentare la capienza, oltre che avere un'armatura, semplicemente testa, corpo e gambe, per migliorare la potenza, e quindi si modificano di conseguenza le statistiche. Ne ho diverse cose che posso montare, avere dei pet e avere gli slot tecnologici che mi danno anche in questo caso dei potenziamenti e così via. Adesso utilizziamo un bendaggio così da recuperare come cazzo si chiama l'energia. Ecco qua,
Vedete, l'energia cresce nel tempo, non è istantanea ad uso, ne utilizzo un'altra volta. Diciamo, la cosa più veloce sarebbe poter mettere in piedi un letto in modo tale che smettiamo di cioè ci basta dormire. Intanto sotto, come vedete, mi sta diminuendo il mangiare, ho cominciato ad avere un po' di fame. Allora, intanto facciamoci, vediamo il fuoco di campo per farlo, posso, mi sa già fare, basta una torcia e 5 legni, quindi già ce ne facciamo un paio, va. Eccolo qua. Il tavolo di legno che ho fatto prima lo piazziamo, visto che prima l'ho fatto, eccolo qui, non l'ho piazzato, per cui ce lo mettiamo dentro la nostra bella navicella. Così l'arco invece ce lo mettiamo qui. Il fuoco da campo ce lo mettiamo pure questo a uso veloce, perché il fuoco da campo, tutto quanto di solito lo potete anche raccogliere. Adesso per farvi vedere, se vado con E, come vedete è aumentata la roba che posso andare a costruire. Prima di tutto posso lavorare anche la roccia, fare, vediamo qualche roba un po' più potente che c'è, tutti gli oggetti di legno, quindi in questo caso vedete sono anche per fare delle casette praticamente. Posso fare un vero e proprio forno, un tavolo, insomma un forno da mettere, con cui posso cucinare, sedie, letti di legno. Ecco, per esempio il letto di legno posso costruirmi, che ho bisogno di 15 wood planks. Adesso lo faccio al volo, posso fare la roba con la pietra e così via, e quella roba con il ferro. Quindi man mano che si va avanti, come vedete, ti permette di potenziare. Naturalmente dovrò fare anche la fonderia per poter fondere gli elementi presi dalla natura per poi farli diventare lingotti da poter utilizzare. Adesso per esempio facciamo il letto, ci facciamo una bella dormita. Il letto di legno, abbiamo detto, bastano, mi servono altri 9 wood planks, quindi li andiamo a fare. Ne basta farne 3, qua, ecco qui, lo facciamo. Adesso ci costruiamo il lettino, che è quello che ha sempre voluto avere Matteo. Dove cazzo sta sto lettino? A letto, quando stai? Mazza che ci citavo. Wooden gate, wooden support. È incredibile questa cosa. Mi è scomparso. Ah, sì, certo. Perché mi è scomparso il legno? Perché il letto? Perché dovevo aver sbagliato qualcosa? Perché ne servivano 15. Si vede che sono intelligente. Perdonate la mia grandissima intelligenza. Ecco qua. Adesso mi si dovrebbe essere illuminato. Craftiamolo. E adesso ce lo mettiamo anche questo per terra, piuttosto che portarcelo appresso. Potremmo anche portarcelo appresso se abbiamo voglia, ma a noi ci piace così. Quindi adesso lo andiamo a mettere. Eccolo qui. Per farsi una bella dormita. Adesso, se io ci vado sopra, posso dormire, come vedete, e recuperare l'energia semplicemente mentre dormo. Naturalmente il dormire fa passare il ciclo, giorno notte, quindi potrei andare giù e trovare che è notte praticamente nel frattempo. Oppure appunto mi posso portare appresso il letto e dormire mentre sono anche a terra. Questa è una scelta vostra, a seconda se fate, magari vi fate dei rifugi speciali sul terreno e così via. Adesso non mi ricordo più che diavolo dovevo fare. Andiamo a vedere qual era la quest che dovevo fare. Ah sì, cucinare, è vero. Posso già cucinare, quindi facciamo finta che voglio essere una persona abbastanza autoctona e divertirmi con nulla. Andiamo giù a terra, vediamo se si è fatto buio. No, ancora giorno. E vedrete, adesso mi faccio il fuoco di campo, me lo metto qui. Ecco qui. Ovviamente mi illumina il fatto di essermi messo il fuoco di campo. Adesso ci vado sopra, posso scegliere, posso cucinarci. Sempre con E si usa tutto, quindi ci metto questo e mi ci faccio una bella bistecchina al sangue. Eccola qua. Adesso mi dirà che ho finito la quest. No, non mi ci ho finito questo. Perché sei così? Perché? Ah, forse lui vuole che per forza io guadagni anche il mangiare sparando un po' di animaletti. Andiamo a cercare un po' di animali e li tiriamo addosso. Intanto arriviamo su questo. Dovete sempre riprendere col manipolatore, naturalmente. Ah no, voleva semplicemente che avessi anche il campo da fuoco. Ecco qui. Adesso appunto, mi dicevo, ci fa fare la fornace, che ci serve così da poter smaltire i minerali. Come al solito andiamo a vedere cosa ci serve. Quindi dobbiamo ritornarcene a casetta, perché ce l'ho sopra il cosettino, eccola qui, il tavoletto che mi serve per farlo. Vediamo un po', per fare il forno ci vuole... Stone furnace, basta, un fuoco di campo e la pietra, quel tipo di pietra, il cobblestone, che è la pietra quella classica, insomma, normale. Allora, buttiamoci giù nel pianeta e andiamo a cercare sta pietruzza, va? Di tipo... Ah, abbiamo visto prima che ce n'era una tonnellata di qua, piuttosto che faccio sti giretti inutili. Ecco qua. Magari evitiamo di cadere di sotto. Ce la mettiamo qua a ritagliare. Ah, siamo sott'acqua, quindi no. Vediamo se riusciamo ad andare in un posto che non ci fa crepare 36 volte. Non ho paura a farla qua sotto, perché poi io crepo come un idiota. Naturalmente, come capitava anche in Minecraft, naturalmente se vi ritrovate a cadere di sotto all'infinito, dovrete ricostruirvi delle linee per poter tornare su, oppure crepate e a quel punto ripartite dalla navicella.
All'inizio vedete di una lentezza esasperante. Ci dovrete fare molto l'abitudine perché il gioco è molto così. Intanto se volete posso canticchiare. Questo non è un canticchiare. Ok. Tra poco il divertito, Jacob. Tra l'altro questo abbiamo scoperto essere il gioco preferito dal nostro aiuto regista. Quanto siamo arrivati? Questa rottura sfracassante. Ti è ancora 12, capirai. Andiamo avanti. 13, 14. Sotto vedete compare man mano che raccogliete, compare quanti ne avete raccolto. In modo ovviamente anche abbastanza intelligente. Solitamente il manipolatore almeno lavora, bisogna riconoscere che lavora a raggio. Comunque diciamo, il gioco insomma prende a piene mani, come vedete, da chi, cioè, chi adora l'esperienza Minecraft, ovviamente è un titolo che sicuramente già conoscerà e anzi si starà facendo grandi risate se per sbaglio guarda questa sala giochi, perché è una dimostrazione di quanto io non capisco un cazzo, soprattutto quando un gioco non l'ho giocato per diverse ore. Ma tolto questo fatto, diciamo va un po' più incontro a chi preferisce un'esperienza leggermente più guidata. Per esempio nel mio caso io non sono assolutamente un amante di Minecraft, e ho digerito un po' Terraria proprio perché cercava di compensare quella cosa proponendo una cosa un po' più guidata. Ecco, questo va su quello stile lì, un po' per la questione dei tutorial, un po' per la questione che c'è un certo tipo di evoluzione che si percepisce di più, non che in Minecraft non ci sia, semplicemente qua si percepisce in modo un po' più incisivo. Ecco, con quel concetto questo va incontro a quel tipo di persona lì, diciamo, in cui mi ci aggiungo io per primo. Comunque mi ci sono fatto qualche partitella all'inizio, me lo sono anche goduto, poi mi sono fracassato totalmente, però all'inizio me lo sono goduto, devo dire, abbastanza. Quindi tanto di cappello su questo fronte. Ecco qua. Adesso dobbiamo farci un bel lingotto, due lingotti di ferro, e ovviamente devo andare a recuperare, anzi un lingotto di ferro, devo andare a recuperare il insomma il ferro, come lo vogliamo chiamare, in polvere naturalmente dalla roccia, possiamo dire. Per cui prima di tutto questo ce lo mettiamo qui. Eccolo qui, la nostra bella fornacetta. E adesso, tanto per cambiare, ce ne ritorniamo sotto a cercare. Ma adesso dobbiamo andarcene un po' in giro perché dobbiamo cercare naturalmente il ferro. Il ferro è un po' più complesso da trovare perché per l'appunto non è come la pietra normale che si trova girovagando. Solitamente è un po' più nascosto, possiamo dire. Quindi facciamoci due passi. C'è anche una bella musichetta d'accompagnamento. Vabbè, artisticamente naturalmente il titolo è fighissimo perché c'è una varietà fuori di testa. Anche solo iniziando con personaggi diversi, con razze diverse, veramente cambia proprio pesantemente il mondo che si incontra, i colori, tutto. Cioè veramente c'è un super lavoro. Ah cazzo, li devo far fuori con... deficiente, li devo far fuori con l'arco per prendere un po' di mangiare. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo questo che materiale è. Che non ce l'ho presente, non lo riconosco. Fatto, sì, sembra una specie di argilla, sembra. Vediamo. Questo serve anche perché naturalmente molto bisognerà ah, sempre cobblestone, è fatta diversa, strano. Bisognerà naturalmente lavorare tanto per cioè lo scopo del gioco è proprio quello di cercare, questa è semplicemente della fanghiglia, cercare, insomma, lavorare molto andando in giro in modo tale da raccogliere quanto più possibile materiali diversi. Le frecce sono infinite, se non ricordo male. Naturalmente c'è anche una potenza di premuto e più tendi a colpire. È difficilissimo riuscire a bersagliare i nemici. È invece facilissimo crepare. E poi tra l'altro ho detto una grande cazzata, perché come vedete non serve l'arco per recuperare per prendere il cibo. Semplicemente esce random ogni tot. Ecco qua, questo potrebbe essere un po' di ferro, forse del rame di questo colore. Andiamo a vedere che cos'è. Adesso ce lo vediamo in un attimo, eh. Infatti è rame, quindi lo raccogliamo già che ci siamo, semplicemente perché ci piace portarci avanti col lavoro. Adesso rimarrò incastrato qua nel sottosuolo. Però ecco, come vedete il concetto è questo qui, cioè si va avanti, si raccolgono materie sempre nuove, si sente la musica divertente e piacevole in modalità The Sims che c'è in sottofondo. Ecco, combattimenti avanzatissimi, ricordano un po' quelli di Call of Duty. Ups. Andiamo avanti. Tanto io mentre facciamo questa cosa inutile mangio. Vedete, ho preso un po' di ferro, ne prendo un pochino. Di ferro ovviamente. Ma lo mangiamo.
Mi piace, oggi la sala giochi stimola il via vai delle persone. Ho Jacopo dietro che massacra, mi è venuto io. Volevo dire che tra un po' c'è una riunione, quindi quando hai finito di divertirti... No, io non posso, devo andare via. No, devi farla. Devo andare via alle 5 e mezza. Ai. Me ne spiace. Ai. Finirò questo qui, me ne vado. Hai preso la spada di fuoco? Ce l'ho dall'inizio, più vedete se potevo fare una spada del genere. La spada di fuoco. Pam! Quindi puoi comunicare. Adesso dicevo, sono nemici, ti ricordano un po' quelli là che combattite con Call of Duty. Esatto, uguale. Si muovono anche nello stesso modo. No, scherzi a parte, dicevo, mi spiace, non posso assistere, puoi comunicarlo a chi di dovere. Ok, lo comunico a chi di dovere. Domani mattina. Questa cubana, anzi gubana, è buona? Ringrazio Andrea, è troppo piena di uvetta. La gubana, se non volevi l'uvetta bisognava aprire quell'altra torta. Non si chiama uvettana, che potevo immaginare. Sai, sono strani, piena di su uvetta. Al nord sono strani. Sto prendendo un po' di carbone, so che ci tenevi. Sto qua e non mi vedo però. Stavo parlando senza... Beh, sei un po' tipo il mio... Magari la gente poteva pensare che parlassi con la mia coscienza. Sì, certo, con la tua pelata parlavo. Esatto, andiamo. Ritorniamo su. Tra l'altro il carbone può servire anche... No, può servire. Serve anche e soprattutto da benzina. Una cosa che pochi sapevano, mi faceva ridere, pieno di anche di... Come si chiamano? Di tutorial, possiamo dire, di let's play in cui... La gente non sapeva che bisognava utilizzare il carbone per poter camminare. Ecco, quindi adesso l'ho usato come fuel. Ecco, gliel'ho dato in pasto. Infatti adesso ho 6 di 1000 che può portare questa nave. Allora, dicevamo, andiamo a smaltire un po' dei nostri lingottini. Questi ce li leviamo da qua. Pic. E questo che è? Fango. Quest'altro dovrebbe essere altro fango. No, questo è sì, tutto fango. Dove cavolo sta... Copper e iron, eccolo qui, come al solito. Allora utilizziamo la E per accedere alla fornace e possiamo fare un po' di smelting dei lingotti. Eccolo qui, abbiamo fatto i nostri 2 lingotti. Adesso è il momento in cui io recupero questo, che gli piace tanto così al gioco, devo avercelo addosso e poter finire il tutorial. Eccolo qui, e bravi che siamo. Tic. Adesso, vedete, adesso c'è un obiettivo, diciamo, di livello un po' superiore, che è quello di creare questo distress beacon, praticamente una sonda per mandare messaggi, possiamo dire, e la devo craftare in modo da mettermi in contatto con una nave magari di dimensioni maggiori. Adesso andiamo a vedere come fare questo distress beacon, cosa serve. Allora, andiamo a vedere distress beacon, eccolo qui. 150 pixel, 2 di silver, 10 di copper, 10 di iron e un fottio... Per essere, utilizzare un linguaggio molto terra-terra, di legno. Quindi andiamo giù a recuperare tutta questa roba e vediamo un po' che succede. Naturalmente in tutto questo già adesso si aprirebbe, noi perché vogliamo correre, andare un pochettino avanti, già si aprirebbe diciamo un grosso momento per magari iniziare a rifinire la propria attrezzatura. Per esempio adesso sarebbe comodo farsi un bel piccone, farsi una bella ragazza, farsi una bella ascia. Trovate voi quello lì che non è giusto farsi all'interno del gioco. Ma a parte questo, dicevo, servirebbe fare tutta questa roba in modo da poter mettere in piedi, essere più veloci a ricercare la roba, fondamentalmente essere più veloci a raccogliere risorse, perché altrimenti se si va avanti a questa velocità ci si mettono 2 vite praticamente. Io adesso neanche mi ricordo più dove stava prima tutto quel ferro e quel rame. Aiuto. Saltare non è proprio comodissimo. Tra l'altro quando si gioca come me diventa ancora più difficile. Ecco qua. Vediamo se bomba de panza lassù deve venirci addosso. No. Perfetto. Sentite gli uccellini che cantano. È un momento di idillio, possiamo dire. Vorrei dirvi cose intelligenti, ma purtroppo non posso. Prendiamo questo copper che stava qua per terra. Legno dovremmo averne fatto abbastanza. Il fatto che il legno si converte, come avete visto, si converte in modo molto possente, possiamo dire. Cioè si fanno veramente un sacco di assi di legno con poco legno grezzo. Quindi almeno su quel fronte non ce ne serve troppo. Tidetà, che musica partita. 2 addirittura. Che cazzo, stanno incazzatissimi. Mamma mia, fortuna sono un campione di incassi qua, stanno incazzatissimi. Questo cos'è? Andiamo a vedere, dovrebbe essere silver questo. Vediamo. Vediamo. Pixel, vi dicevo, sono, diciamo, la moneta del gioco, chiamiamola. Silver, esatto, quello era silver. Quindi, come vedete,
Il silver anche lo sto già recuperando. Mi servirebbe un po' più di iron, l'unica cosa. Andiamo a continuare a cercarlo. Non ci starebbe male un altro po' anche di cibo, a dirla tutta. E intanto il gioco si continua. Ecco, il gusto del gioco è continuare ad esplorare il più possibile. Più si esplora, più si va sulla base veramente di quello che è il gioco, che è appunto l'esplorazione libera, fondamentalmente. Eccoci qua, abbiamo preso un altro po' di copper. Allora, io adesso potrei ad esempio decidere di cominciare, magari non qui, andiamo a farci vedere prima, altrimenti veramente vi starò... No, già starete facendo una noia proprio, questo è veramente... È il let's play da accompagnare, la sala giochi da accompagnare, una bella tazza di camomilla e vi potrà fare da sfondo per tutte le volte che non riuscite a... Questo cazzo stava dentro un pezzo di roccia. C'è ovviamente del respawn, come potete vedere, anche un po' maledetto, adesso questo mi cadrà in testa, io già lo so. E creperò anche, infatti sono morto. Che bella sega che sono, quindi sono crepato e adesso ci tocca essere ricostruiti in questo caso. Naturalmente nel caso degli umani e degli altri si viene clonati, questo nel robottino ovviamente nel caso del glitch si viene invece costruiti, come vedete. Adesso devo ritornarmene lì per andare a recuperare i pixel che avevo, perché altrimenti li ho tutti belli che persi. Quindi ritorniamo là dove stavamo. Mamma mia, ma quanti cazzarola. Vedete, c'è un respawn allucinante. Ecco, questo è intelligenza 0. Non mi ricordo se era qua o ero più avanti. Sapete, forse ero più avanti, perché mi pare che non l'ho recuperato i pixel. Ma mi è sembrato anche di non perderli, a dirla tutta. No, no, ero arrivato, ero lì. Allora, ritorniamo lì dietro, così volevo far vedere, andare un po' nel sottosuolo cosa significa. Che comunque è carino il gusto che si prova ad andare nel sottosuolo. C'è sempre quel gusto di esplorazione che appunto ha reso famoso Minecraft per primo. Questo adesso lo masticchiamo qua sotto, che ha pensato bene. No, che fail. Vedete, questo è proprio il combattimento fra idioti proprio, eh. Tanto fanno questi salti allucinanti che non riesci mai a vedere dove cazzo devono arrivare, fino a dove cazzo arrivano. Vediamo di farlo fuori, va. Alleluia. Tra l'altro, come avete visto, l'energia non si recupera. Scusate, il mangiare, la fame non si recupera morendo praticamente, cioè si rimane comunque affamati. Adesso faccio vedervi un esempio, adesso andiamo un po' qua sotto, va. Volevo far vedere un pochettino cosa succede continuando a scavare sempre più in profondità, che è una di quelle cose noiosissime che ha fatto la fortuna di Minecraft, però si sa che il mondo è bello perché è vario, quindi c'è chi aggradisce il fatto di scavare sempre più in profondità. No, già mi sono rotto il cazzo, quindi proviamo ad andare a voglio provare a farvi scendere in un posto che già, in cui c'è già un po' di galleria. Tanto, come vedete, ogni nemico ha anche la sua, chiamiamola, abilità speciale. In questo caso, per esempio, c'ha la carica. Ecco, muori, bastardo. Ho visto del cibo. Vedete, io adesso vado sempre più fondo e non riuscivo a vedere nulla. Purtroppo la torcia, ovviamente, come è normale che sia. Come vedete, qua mi stavano per fare fuori perché sono caduto lontanissimo. Io non vedo un cacchio, quindi non ho idea se c'è qualcun altro. Allora, che facciamo? Adesso vi faccio vedere. Mettiamo una bella torcia, la agganciamo in un posto tipo qua. Qua. No, non riusciamo ad agganciarla. Ho sbagliato, ho spinto il fuoco di campo. Volevo mettere la torcia, la mettiamo. E dai, eccola qui. E l'abbiamo agganciata, ad esempio. Così ci siamo messi una bella torcetta che ci tenga compagnia. Para bonzi bonzi pia. In questo modo si può andare sempre più nelle profondità delle viscere e, come dire, scoprire, cioè lavorare fondamentalmente nel sottosuolo, stando sempre ben attenti perché arriva di tutto di più. Più si scende in basso, come insomma Minecraft insegna, più si scoprono grandi cattiverie. Quindi andiamo, vediamo un po' cosa succede. Noi continuiamo a scendere un po' verso il basso, mettiamo un'altra torcetta. Ecco, vedete, infatti c'è della gente incazzatissima, perché giustamente pensa come può essere incazzato uno che sta là sotto per tutta una vita. Naturalmente non può che stare ultra incazzato, perché a colpi di salti non riesce a salire. Che cazzo fa esserci un idiota lì sotto? Cioè, veramente, questa roba procedurale è un po' imbarazzante. Niente, lui sta lì che continua. Adesso se mi colpisce anche ci facciamo tante risate, eh. Vedete, quella è la sua vita. Lui praticamente nasce su questo pianeta e ha passato gli ultimi 20 anni a fare questo movimento.
interessantissimo. Certo, io faccio movimenti più belli con tuk 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 tuk, però lui in particolare ci ha stupito per il momento di grande intelligenza. Usiamo un bendaggio e poi ci lanciamo contro di lui. Ho anche finito i bendaggi, tra l'altro. Andiamo a morire, va ragazzi. Eccolo qua. Tutto sta nell'usare la spada al momento giusto, che è un po' una massima di vita, usare la spada al momento giusto, eh? Bisogna riconoscerlo. Mettiamo un'altra bella torcia, ce la mettiamo qui. Naturalmente il raggio, come vedete, cambia colore se lo possiamo utilizzare o meno in pratica. Perché se magari abbiamo messo troppo lontano. Dove ci piace? Andiamo qui sotto, continuiamo a scendere. A parte qua mi sembra che non ci sia un cazzo, quindi scendiamo da quest'altra parte. Mettiamo la torcetta. Vedete, come vedete, più si va sotto e più si crepa. Fanno dei rumori tipo dei cavalli, non si sa perché. Comunque avete visto, a forza di scendere e scendere sono arrivato in delle cose un po' più interessanti. Per esempio qua c'è un altro po' di carbone che può sempre essere utile. Poi vedo là sopra c'è del rame che mi serviva, del ferro, vediamo se riusciamo a trovare. Però ecco, questo fondamentalmente è il concept di gioco, ecco, cercare di lavorare su questo ambito. Purtroppo mi manca un sacco di ferro, mi manca... Naturalmente le stesse torce vanno fatte perché finiscono, come avete visto il gioco all'inizio me ne dà una decina, mi sembra proprio 10 anzi. Poi man mano che andate avanti naturalmente cominciano a finire, quindi dovrete sempre craftare le torce. Le torce sono una di quelle cose che si craftano al volo, nel senso che non avete bisogno di attrezzatura particolare per poter fare le torce. Io ovviamente parlo delle torce, delle fiaccole. Tutto quello che avete visto, sentito fino ad ora parlare torce sono fiaccole. Abbiamo anche la torcia elettrica con il tasto 3, che però fa solamente il fascio e bisogna tenerla in mano, quindi mentre si usa non si possono utilizzare gli altri oggetti praticamente. Quindi bisogna sempre tenere conto di questa roba, mi raccomando. Andiamo avanti a divertirci con il nulla. Mettiamo un'altra bella torcetta qua. Tic. Niente, non riusciamo a mettere questa dannata torcia. Eccola qua. E qua andiamo ancora a scavare un pochettino. Continuiamo a scendere sempre più nelle profondità, nelle viscere della terra. Naturalmente vi ripeto, più si scende e più aumenta esponenzialmente il rischio di crepare o di beccare roba che ti fa crepare, eh. Questa è una cosa che dovete ricordare. Tra l'altro, come dicevo, il gioco, un po' come avviene sia in Minecraft che in Terraria, ha una forma di respawn maledettamente maledetta. Maledetto, per cui... Adesso vedrete che quando se per qualche motivo ho voglia di provare a risalire incontrerò di tutto di più, anche mia madre che mi avvisa che sto passando troppo tempo a giocare questo gioco. Questo ve lo dico perché insomma è importante come elemento. Vi volevo avvisare perché mi raccomando, tenetene conto di questa cosa, come capita sempre in questi giochi. Noi continuiamo ad andare sotto, io volevo cercare semplicemente del ferro, fra poco arrivo al centro del mondo. Si va avanti così. Tanto speravo di poter distruggere questo pezzo, però ovviamente essendo la base della radice lì che ho raccolto, naturalmente non si fa distruggere. Per grande simpatia, mettiamo un'altra torcetta perché già non vedo più un cazzo. Giusto per usare un linguaggio semplice. Ah, vi posso far vedere anche l'interazione con i liquidi. Vedete, i liquidi scendono giù a granetti, possiamo dire, mortacci. Avete visto, questo è arrivato uno incazzatissimo, con un occhio solo. Diciamo che un mostro già un po' più di livello cattivo, di livello superiore, perché infatti ai piani di sopra neanche c'era praticamente. Quindi diciamo che è uno di quelli che rientra nelle cose. Adesso li cado in testa adesso. Cerchiamo di farci un po' più di strada. Il fango, se non altro, come vedete, si leva in un istante, almeno quello. Ok, niente, proviamo a risalire. Abbiamo capito che lì è meglio non andare, che c'è gente incazzatissima. Quindi proviamo a passare di qua, vediamo cosa succede. Ho anche finito le torce, come avete visto. Guardate, infatti, sono andato di qua e mi ha detto culo. Qua prima di tutto c'è questo, che sono delle specie di casse di pixel, chiamiamole. Infatti avete visto, erano 6 pixel, erano tutti insieme. Adesso recupero un po' qua di ferraglia. Poi risalgo sulle le cose e facciamo un attimo il punto della situazione. Tra l'altro si è anche fatto quasi una certa. Non so da quanto è andato avanti. Quanto sto? È tempo che mi levo dalle palle allora. Prendiamo questo silver perché ce l'ha questa componente del ok, vado avanti qualche altro minuto e poi torno. È molto forte. Tra l'altro, come vedete, qua ho trovato una vena incredibile di rame.
tra le altre cose, veramente potrei farmici di impacchi col rame che ho trovato qui. E come vedete non mi funziona il teletrasporto perché sono troppo nelle profondità, quindi il teletrasporto non mi va a questa profondità, per cui che devo fare? Devo ritornare sopra fino a che non mi ridiventa utilizzabile. Eccolo qua, appena esco, vedrete che appena esco dal terreno mi ricompare l'iconcina, sempre se continuo a non saltare in questo modo abbastanza barbaro. Ecco qui, vedete, sono uscito fuori e ho di nuovo l'iconcina, quindi me ne ritorno. E proprio su questa fase qui di deposito del coso vi comincio a salutare, quindi mettiamo qui, ci ricordiamo cosa dovevo fare, il distress beacon, quindi andiamolo a vedere, andiamo prima a fare un po' di smelting e poi vi saluto con lo smelting. Mettiamo l'argento, come vedete servono due per fare i lingotti, ecco qua, poi facciamo, no, il carbone non lo facciamo. E facciamo anche il rame. Ecco, vi dovete sempre ricordare alla fine ovviamente di recuperare gli oggetti utilizzati, perché altrimenti siete fregati. Ecco qua. E a questo punto... Ah no, c'era anche... Avevo anche l'iron qui sopra, non l'avevo visto. Lo mettiamo. Naturalmente la barra vi si riempie con gli oggetti finché non cominciate a mettere oggetti di uso utile, di uso... comune lì sopra, naturalmente lui ve li prova ogni volta che raccogliete una cosa nuova, lui ve la prova a riempire, bene o male. Vediamo ancora quanta roba ci manca per fare il distress beacon, giusto per farvi venire del fastidio. Ecco qua tutto praticamente, 3 pix qui si trovano in un attimo, ancora del ferro e ancora del copper, perché in verità i wood planks ce ne ho talmente tanti che potrei provare a fare. Adesso vi faccio vedere quanti ne riusciamo a fare. Wood planks ne mettiamo 30, così ne facciamo 90 in un attimo, 107 addirittura ne posso fare, quindi mettiamone 30-35. Pac, eccolo, hanno fatto una tonnellata, per cui adesso per esempio ho abbastanza sicuramente per poter fare anche quello, mi rimane solamente i lingotti. Ecco, il gioco fondamentalmente funziona in questo modo: utilizzato il distress beacon chiamiamo effettivamente una nave, nel 90% dei casi una nave di tipo cattivo, quindi si incazzerà, ci massacrerà di botte sul pianeta, di solito crea delle roccaforti sul pianeta, quindi il gioco continua a diventare sempre più stimolante, perché poi dovrete iniziare a farvi delle armi più potenti, delle armature per poter resistere e magari distruggere la base avversaria, oppure se non vi va, riempite di carbone il motore dell'astronave e ve ne volate in un qualsiasi altro pianeta, semplicemente facendo così. Lo riempiamo di carburante, ci mettiamo un altro po' di carbone, eccolo qua. Mettiamo fuel, abbiamo fatto, a sto punto si fa qui sopra, decidiamo di andarcene, mettiamo, questo lo facciamo diventare casa, così in qualsiasi momento possiamo ritornare qua. A questo punto ce ne andiamo da qualsiasi parte. Settore alfa, perché poi c'è il settore beta, gamma, delta e epsilon, che anche in questo caso aumenta la difficoltà. Quindi che ne so, vogliamo andare qui, Australis, andiamo sul pianeta, vediamo, ecco, questo è il pianeta, è di tipo livello 1, deserto, anzi con la neve. Ci servono 200 di carburante, quindi non ci possiamo andare in questo caso. Quindi proviamo a tornare a una cosa più vicina, che non sarebbe male, non mi ricordo mai. Comunque fondamentalmente il discorso è quello là, cioè voi vi potete muovere all'interno del, diciamo del settore in cui, al cui interno siete, ovviamente all'interno se non volete proprio necessariamente un settore, sembra deficiente, ecco qui, volete andarvene in un altro settore, un altro punto e così via, potete andarci senza troppi problemi. Naturalmente dovete trovare altri pianeti dove si può, come dire, si può atterrare, perché naturalmente quello è un elemento importante. Ecco, vediamo qua se c'è un pianeta dove si può atterrare, su una luna, ecco, di livello 1, forestale. Quanto serve di carburante? Non lo so, ci andiamo. Non posso, serve più benzina per andarci. Fondamentalmente il concetto è questo qui, comunque. Adesso non vi voglio far vedere queste figure di cacca che sto facendo per provare a spostarmi. Questo è di tipo arido. Ok, c'ho troppo poca benzina, quindi niente da fare. A questo punto, spero che vi sia piaciuto questo let's play, spero che vi sia venuta voglia di giocarlo, di provare Starbound. Se non vi è venuta voglia, potrei aver avuto sempre successo. Quindi ci risentiamo la prossima volta.